Buonasera a tutti, grazie di essere qui a Biennale Democrazia Torino. Io sono Jacopo Zanchini, vice direttore del settimanale internazionale. E questa sera abbiamo, consentitemi di dire, il piacere di avere qui con noi Christiane Taubira. Christiane Taubira è stata... una protagonista della vita politica francese degli ultimi anni, ancora fa attivamente politica, dico è stata perché è stato anche ministra della giustizia dal 2012 al 2016, sotto il presidente François Hollande, nei governi di Ayrault e Valls, donc governi socialisti e di sinistra, e è stata prima parlamentare nazionale francese, parlamentare europea e poi ha fatto... ha mosso i suoi primi passi nella politica francese in Guyana, dove è nata, nella Guyana francese, quindi un territorio d'oltremare, un dipartimento francese che si trova in Sud America, più o meno in mezzo alla foresta amazzonica. Dunque, da sempre Taubira è impegnata nella difesa dei diritti umani e delle libertà civili. È stata appunto guardia sigilli, ministro della giustizia in Francia tra il 2012 e il 2016 e in quegli anni ha imposto delle importanti riforme che le sono costate anche una forte opposizione da parte della destra che ha raggiunto anche toni spiacevolmente aspri quando non addirittura razzisti. È stata protagonista della battaglia del mariage pour tous, dunque dell'equiparazione del matrimonio, delle unioni diverse rispetto a quelle tra uomo e donna, quindi il matrimonio gay, la parità nel matrimonio per tutti in Francia e la legge porta, è una delle leggi che porta il suo nome. È stata protagonista di una riforma importante riforma della giustizia civile e di una riforma della giustizia penale in un senso nuovo, più moderno, teso più alla personalizzazione della pena, all'utilizzo di pene alternative al carcere, diciamo a un maggiore dialogo tra le istituzioni carcerarie, i condannati e le istituzioni per cercare di, come dire, recuperare, fare in modo che la pena fosse veramente una pena di recupero e non una pena, diciamo, solamente da scontare. Ecco. Tutto questo in un momento di forte ripiegamento della Francia e dell'Europa in generale, quindi fare queste battaglie non è stato semplice, tantomeno è stato semplice in un'epoca di grande ascesa dell'estrema destra, come succede in Francia da diversi anni, e in un'epoca poi di terrorismo, perché ricordiamo che il 2016 in particolare è stato un anno estremamente duro e sanguinoso per la Francia, è cominciato con Charlie Hebdo ed è finito nel 2015 Charlie Hebdo e poi nel 2016 il Bataclan. Insomma, quegli anni sono stati anni molto duri, non si sa ancora se sono finiti, ma di fronte al terrorismo chiaramente le persone che hanno mantenuto la difesa dei diritti al centro della loro azione politica hanno dovuto affrontare delle dure battaglie anche in seno alla sinistra francese, tant'è che alla fine nel 2016 Christiane Taubira ha dato le dimissioni dal suo incarico di ministro della giustizia perché su una questione estremamente delicata che era la revoca della nazionalità, la déchéance de nationalité cosiddetta. In altre parole, una proposta del presidente della Repubblica Hollande era di togliere la cittadinanza francese a quei terroristi che avessero colpito sul territorio francese e che fossero però titolari di due nazionalità. La battaglia di Taubira era contro una specie di discriminazione, perché togliere la cittadinanza solo a quelli con la doppia cittadinanza e non a tutti, o si toglie a tutti o non si toglie a nessuno, c'è un problema di diritto, c'è un problema di giustizia. E su questa cosa si è arrivati allo scontro finale con Hollande e Valls e quindi alle dimissioni di Taubira. Basta leggere il libro di Taubira per capire che si chiama Il mondo cade a pezzi, Noi siamo il mondo, edito da Baldini e Castoldi, per capire che Taubira ama la parola scritta, ama la letteratura, ama anche le citazioni, le canzoni, i poeti, gli artisti. Ecco, e attraverso, leggendo questo libro ho avuto delle volte l'impressione di leggere un pamphlet di qualcuno che stava per candidarsi alle elezioni presidenziali.
Ma le elezioni presidenziali non le elezioni presidenziali sono tra pochissimo tempo, il 23 aprile il primo turno, il 7 maggio il secondo, e Taubira non ci risulta essere candidata, quindi il pamphlet è un pamphlet che sembra voler affrontare i grandi temi del nostro tempo, l'identità della sinistra e della destra, come si fa la lotta politica, il conflitto della nostra società, il concetto di crisi che spesso viene utilizzato per imporre delle scelte impopolari e non sempre per forza giustificate, viene utilizzato appunto dai potenti, secondo Taubira. L'Europa, l'immigrazione, l'ascesa dell'estrema destra, il potere delle parole e l'importanza di riappropriarsi di certe parole e di non farsi portavoce, portatori delle parole, di banalizzare le parole aggressive che utilizzano le forze populiste e intolleranti. E naturalmente la sfida, il potere del terrorismo e la sfida della paura, e come affrontare questa sfida in una maniera che non faccia alla fine soccombere la democrazia o comunque affievolire la democrazia di fronte alle sfide terribili che pone il terrorismo e naturalmente la sicurezza in una stagione in cui il terrorismo, come abbiamo visto particolarmente in Francia, colpisce alla cieca, colpisce le persone a caso per indebolire le società e causare tensione e potenzialmente conflitto sociale, culturale, religioso. Naturalmente parliamo di questo proprio quando la campagna elettorale francese arriva agli sgoccioli, quindi ha particolare significato che abbiamo qui Taubira e ha particolare significato in questa stagione elettorale europea che vede l'Europa di fronte a delle sfide importanti dei partiti populisti. Tutti i paesi europei che vanno alle elezioni quest'anno hanno questo problema, ce l'hanno avuto i Paesi Bassi che per fortuna sembrano essere un pericolo scampato, ci saranno le elezioni in Francia che forse sono le più importanti dell'anno, ci saranno poi le elezioni tedesche che non siano importanti, ma da un punto di vista del pericolo dell'ascesa dell'estrema destra presentano un pericolo minore rispetto a quello della Francia. Il 30 marzo del 2016 il provvedimento sulla nazionalità che Hollande stesso sembrava aver voluto è stato ritirato. Quindi François Hollande stesso, il presidente francese, ha dichiarato che questo provvedimento a cui Taubira si era opposta pensava che unisse i francesi e invece li aveva divisi e quindi aveva deciso di ritirarlo. Queste divisioni Taubira le aveva viste per prima e si era fortemente battuta per evitarle e proprio per questo mi sembra giusto adesso darle la parola per capire come si affronta una sfida così difficile come quella del terrorismo senza perdere di vista la democrazia e i diritti di tutti. Christian Taubira, di fronte al terrorismo. Cette machine est défectueuse parce que celle-là. Oui. Ah oui. Oui, parce que j'avais des creux de traduction. Ah alors je. Ben, pour l'instant vous en avez pas. Pas tout de suite, non. Je vais me comprendre. Questo è il mio, forse questo è questo. No, ma io non ne ho bisogno. Questo è il suo che non funziona, quindi posso dare il mio. Merci Jacopo, grazie Jacopo per questa bella presentazione, hai lavorato veramente seriamente e poi sei stato molto gentile nei miei confronti perché hai ricordato alcune azioni determinanti che ho svolto in seno al Ministero della Giustizia francese, perché io tengo particolarmente rispetto a queste riforme importanti della democrazia che queste riforme siano ricordate. Io le ho portate avanti con spirito democratico. Ha parlato lei della riforma penale, non se ne parla molto, ma soprattutto lei ha ricordato il senso di questa riforma penale, cioè ci siamo posti il senso del valore della pena, della sanzione, quindi quali fossero le possibilità di reinserire, reintegrare una persona che ha subito appunto una sanzione. Ho creato un
pena che viene eseguita al di fuori della prigione, quindi un sistema penale, l'incarcerazione, soprattutto per un breve periodo, sappiamo, taglia, diciamo, i ponti dell'individuo con la società. Passare pochi mesi in una prigione rende soggetti spesso pericolosi. Le persone rischiano di perdere l'alloggio, si distanziano rispetto alla società, commettono rapidamente nuovi atti delinquenziali. Quindi la riforma penale permette, rispetto all'atto commesso, evita l'incarcerazione in certi casi. Questa sera però vi parlerò del modo in cui le nostre democrazie possono rispondere alla sfida del terrorismo. Per me, questa sera per me è un grosso piacere, anche ieri sera ho avuto uno scambio, anche questo pomeriggio, quindi è un grande piacere di nuovo ritrovarmi qui. Abbiamo parlato di fondamenti della democrazia, questo pomeriggio si è parlato del matrimonio, dell'unione omosessuale, di coppie omosessuali, quindi problemi sempre legati alla democrazia per allineare gli libertà e diritto nonostante le differenze. Anche oggi il pubblico era molto attento, è stato molto gradevole. Sono contenta di essere qui, passare quattro giorni qui, per ora due, ma quattro giorni a riflettere sulla democrazia e a chiedersi come la democrazia possa rispondere alle grosse sfide a cui siamo confrontati è necessario, soprattutto rispetto al terrorismo, perché io penso poter dire che la democrazia molto spesso si trova presa dal panico di fronte al terrorismo, prima di tutto perché ormai siamo abituati alla democrazia, non ci chiediamo più cosa significhi avere un sistema democratico, quali siano state le conquiste costituzionali, istituzionali che fanno sì che ora viviamo insieme nonostante una pluralità di situazioni, pluralità di appartenenze, quindi permettendoci di avere una grossa pluralità. Abbiamo perso di vista forse che non tutte le società decidono di basarsi sul diritto. Ci sono società che sono ancora fondate sulla forza, per cui siamo un po' assopiti su quello che rappresenta la democrazia. Ci sono grosse sfide a cui siamo confrontati a livello economico, anche la globalizzazione, le ricchezze, le grandi ricchezze che moltiplicano le diseguaglianze, creano ingiustizia, moltiplicano i casi di violenza. Siamo confrontati a molte sfide, ma quello del terrorismo è una sfida che ci riporta all'essenza stessa del nostro sistema, dei nostri sistemi giuridici e istituzionali in cui viviamo. Questo panico si traduce da precipitarsi a modificare le leggi ogni volta che siamo soggetti a un attacco. Ci chiediamo dopo ogni attacco cosa significa per noi la democrazia e come rafforzarla. Per me c'è un significato particolare, un piacere direi, che provo nel condividere con voi una riflessione proprio su questo punto. Mi è stato chiesto di parlare del terrorismo, sulle nuove leggi, ne sono state emanate nuove, ogni volta che abbiamo subito un attacco ne abbiamo emanate nuove, quindi stato d'urgenza, la durata, come uscire dall'emergenza o ancora sull'attività di intelligence e come eventualmente giudicare questo tipo di attività. E vi parlerò, oltre a tutto questo, anche della questione delle libertà. Però la sicurezza ha spesso preso un po' il primo piano nella discussione sul terrorismo. Per la sicurezza mi è successo spesso, e sarò molto rapida, per quanto riguarda la sicurezza ogni volta tendo a correggere un po' i termini dicendo attenzione, soprattutto quando si sceglie un ideale che consiste nel preoccuparsi della giustizia sociale, cercare di portare avanti la coesione sociale,
l'emancipazione dell'individuo, per far sì che ogni individuo emancipato sia anche parte in causa di un destino collettivo. Quando si parla di questo, la sicurezza deve essere trattata come i rivoluzionari francesi hanno fatto alla fine del XVIII secolo, quindi dal punto di vista della sicurezza, sicurezza che vuol dire sia sicurezza fisica ma anche sicurezza pubblica. La preoccupazione della sicurezza è legittima, soprattutto di fronte ai modelli operativi del terrorismo. Questo bisogno di sicurezza del cittadino è legittima, bisogna rispondere con efficacia. Ma con la stessa logica che ho detto prima, bisogna anche interpellare, interrogare la democrazia, i suoi fondamenti, i principi a cui siamo legati. Tutto questo ci spinge comunque a pensare alla sicurezza, ma in termini di sicurezza sociale, civile. Questo ci riporta alla rivoluzione francese, indicata nell'articolo 2, cioè la sicurezza fa parte di uno dei quattro diritti naturali, imprescrittibili. Essa pone la responsabilità dei politici nella società, quindi di assicurare, deve dovere di assicurare la sicurezza dei cittadini, perché questo fa sì che si sentano liberi, quindi sicurezza come risposta di un pericolo, che sia quello di un piccolo criminale o addirittura sicurezza di fronte a un attacco terroristico, o anche attraverso il contratto sociale, attraverso il legame che lega il potere pubblico, la potenza, l'autorità pubblica, lo Stato, ai cittadini attraverso un contratto sociale. Il potere pubblico deve impegnarsi a garantire la sicurezza, cioè politiche pubbliche che assicurino, che garantiscano la sicurezza al cittadino. Tutto quello che deve permettere l'esercizio pieno della cittadinanza. I cittadini devono sentirsi uguali, anche se l'uguaglianza non sempre è completa, ma devono esserci atti che non discriminano. Quindi il concetto di sicurezza sociale è molto più ampio del concetto di sicurezza fisica, ha un carattere di giustizia sociale attraverso servizi educativi, sociali, sanitari e di intelligence, anche la presenza del commissariato di polizia ad esempio è un esempio. Quindi questi servizi devono essere presenti sull'insieme del territorio, devono garantire ai cittadini le migliori situazioni in cui vivere. Noi oggi non consideriamo la sicurezza come semplicemente risposta al terrorismo, anche cioè, tengo a dire, non si tratta né di minimizzare il bisogno di sicurezza, né il bisogno di pensare alla sicurezza in termini di efficacia, quindi prendendo le misure che la rendano la più efficace possibile. Bisogna andare oltre a questo, la risposta non può essere solo immediata. Come dicevo, le democrazie sono prese dal panico attualmente perché tendono a rispondere nell'immediato, in questo modo, istintivamente. Dobbiamo però pensare a una serie di risposte che non siano necessariamente giuridiche, repressive, ma risposte che contribuiscono alla coesione delle nostre società, che possono essere risposte soprattutto culturali, perché queste risposte siano le più adeguate possibile alla situazione in cui si trovano le nostre società, ai pericoli cui sono confrontate. È importante capire la natura, la dinamica del pericolo che noi abbiamo di fronte. Questo sforzo le democrazie spesso rifiutano di farlo. Sotto la pressione delle opinioni pubbliche, il riflesso che hanno è quello di adottare nuove leggi, e questo è un riflesso che sembra corrispondere anche alla richiesta dell'opinione pubblica. E poi perché c'è un'idea sbagliata che circola e che forse è arrivata fin qui, e che consiste nel pensare che quando si spiega i principi e i processi che possono portare quindi a un conflitto tra giovani e donne, la maggior parte sono giovani ma non solo, quindi che possono portare però anche all'adesione, alla violenza, alla devastazione terrorista, e c'è un termine politico che consiste a dire, che significa quello che vi sto
spiegando cioè che la situazione diventa esplosiva. Le scienze sociali da alcuni anni, in certi casi da secoli, le scienze sociali ci permettono di capire alcuni fenomeni inaspettati e di capirli quindi senza compiacenza, senza provare compiacimento rispetto a questi fenomeni quando rimettono in causa i nostri principi democratici. Ma sempre di più abbiamo bisogno di scienze sociali, scienze umane e sempre di più anche di un coraggio politico per studiare con rigore la realtà delle fratture che si sono operate nella nostra società e che non sono cause o spiegazioni o motivi di adesione alla devastazione terrorista, ma possono costituire un terreno favorevole per convincere i giovani a partecipare alla devastazione terrorista. Faccio la differenza tra questi due concetti. Nonostante le ingiustizie, nonostante le diseguaglianze, nonostante le frustrazioni e le umiliazioni, nonostante tutto ciò, la stragrande maggioranza delle persone che subiscono queste discriminazioni, ingiustizie e esclusioni non passano all'azione terrorista. È importante dirlo e ripeterlo. Quando si prende la scorciatoia si dice che la povertà, l'esclusione, le umiliazioni spiegano, motivano la partecipazione dei giovani all'azione violenta. Penso che si fa una violenza in realtà la maggioranza di persone che subiscono la povertà, l'esclusione, le discriminazioni e che al contrario persone continuano a impegnarsi in associazioni, nei sindacati, nei partiti politici, nei comitati di quartiere, si impegnano quindi per cambiare la vita e trasformare la loro quotidianità. Bisogna capire quali sono le molle del terrorismo, dico questo terrorismo, ma ce ne sono varie forme. Vi ricorderete sicuramente del dramma di Toya in Norvegia, un terrorismo suprematista, è lo stesso che si è verificato nell'attacco terrorista perpetrato a Charleston negli Stati Uniti. È la stessa spiegazione che gli autori hanno dato, cioè la razza bianca che c'era un pericolo, che quindi bisognava a Toya uccidere questi giovani progressisti, generosi, vivi, bisognava ucciderli perché appartenevano a un partito che non utilizzava l'immigrazione come capro espiatorio. A Charleston bisognava ammazzare gli africani americani perché mettevano a rischio il predominio bianco. Quindi c'è questo terrorismo suprematista che ha queste caratteristiche. Poi, l'abbiamo visto nel passato abbastanza vicino, ci sono quelle forme di terrorismo che sono diverse. In Italia, ad esempio, avete conosciuto atti terroristi che dovuti alla mafia principalmente, azioni pensate, concepite, condotte e operate per neutralizzare la mafia, azioni giuridiche, giudiziarie, ma anche azioni sociali, movimenti di protesta che sono stati organizzati, penso quelli contro la mafia, Adagio Pizzo, mi sembra che si chiamasse questo movimento. Ci sono risposte varie che sono state date in Spagna. La Spagna, anche lei ha conosciuto il terrorismo basco per vari anni, con una difficoltà, ci sono state varie vittime, un migliaio circa, con difficoltà reali a trovare risposte durature agli attentati. La Francia, anche lei, ha conosciuto a un livello inferiore, ma comunque anche lei ha subito questi stessi attacchi da parte dei baschi. In Sud America, i Caraibi, e quindi America del Sud ma anche Caraibi, ci sono state azioni di guerriglia che sono stati perpetrati, che sono stati qualificati di terroristi. Se li cito è perché oggi nell'ambito dell'ONU c'è una grossa difficoltà a qualificare il
il fenomeno terrorista attuale, perché c'è una resistenza da parte, un'enorme reticenza da parte dei rappresentanti del Sud America, l'America Latina, dell'America Centrale, ma anche dei paesi del Medio Oriente, per dare una qualificazione a questo fenomeno. Loro appunto affermano di aver avuto guerre contro le potenze coloniali, non vogliono essere qualificati come terroristi, e arrivano fino a dire durante la Seconda Guerra Mondiale anche la resistenza è stata qualificata e considerata terrorista. Quindi attenzione a utilizzare questo termine e non usare questo termine per indicare qualsiasi tipo d'azione, attacco. L'ONU quindi non ha ancora trovato una soluzione a questo dibattito e rispetto a questa reticenza, a cui si aggiunge quella dei paesi che hanno una religione di Stato, una confessione che è una religione di Stato, che si oppone alla, appunto, qualifica alla denominazione di terrorismo islamico. Ad esempio, per dimostrare la difficoltà di coesione a livello dell'ONU, ma anche questo appunto dimostra quale sia la nostra debolezza semantica, che è un segno di disfatta. Noi abbiamo un problema vero rispetto alla capacità di trovare le termini, le parole che designano dei fatti. Noi utilizziamo le stesse parole e le attribuiamo a fatti che hanno natura molto diversa. Ho dato alcuni esempi, ad esempio per il terrorismo in Spagna c'erano, a fronte degli attacchi terroristi, delle rivendicazioni territoriali. Nel terrorismo dell'America Latina e centrale, in questo caso c'era alla base una rivendicazione di una indipendenza nazionale. Il terrorismo della resistenza effettivamente c'era incontestabilmente in questo fenomeno una resistenza che doveva essere dimostrata di fronte a un occupante, all'occupante nazista in più, quindi estremista, che non tollerava né i diritti né le libertà. Quindi noi abbiamo una povertà di vocabolario che ci pone un problema, ma ritorneremo più avanti. È importante capire soprattutto quali siano le dinamiche che portano all'adesione di coloro, di uomini e donne che cedono al terrorismo. Oggi il terrorismo a cui siamo confrontati, che sia islamista, radicale, islamico, oppure terrorismo dell'Islam politico, ancora una volta si capisce quale sia la confusione che noi abbiamo rispetto ai termini. Dietro a questo ci sono delle poste in gioco, delle sfide particolari che riguardano soprattutto il modo in cui questo tipo di terrorismo penetra nella società, penetra ponendosi in rapporto con la religione, attraverso la presenza di una religione monoteista, attraverso il suo clero, interviene e influenza la nostra società. Quindi confondendo le problematiche terroriste, le problematiche economiche, sociali, civiche, le problematiche politiche. E poi c'è il carattere così mobile dei profili, delle figure di coloro che si votano al terrorismo. Quando ero ministro della giustizia, fin dal 2014 avevo creato un centro d'assistenza per le famiglie che erano veramente stupite di assistere a dei fenomeni di radicalizzazione nella famiglia, quindi di parenti, famiglie e insegnanti, appunto, si erano poi rivolte al nostro centro. Quando abbiamo iniziato ad avere le cifre, avevo chiesto quanti fossero le donne. E la prima risposta che mi è stata data è stata: non ci sono donne. La conoscenza che ho della storia, delle lotte, dei fenomeni che hanno una dimensione e anche un'importanza effettiva mi fa pensare che invece ci fossero delle donne. Questa resistenza ha portato a trattare in modo più preciso e fine
queste le chiamate che riceveva il centro, e dopo alcuni mesi si sono cominciate ad avere anche cifre relative alle donne. Mi è stato detto che le donne si aderiscono e si uniscono a mariti e fidanzati, e quindi aderiscono al terrorismo di questo, partono per andare da questi. Le donne hanno un ruolo determinante, ma anche se non sono numerose. Questa ricerca ci ha portato ad affinare ulteriormente il trattamento e l'elaborazione delle nostre statistiche, ci ha portato a constatare che progressivamente c'era un ruolo sempre più attivo e dinamico delle donne in seno al terrorismo. Ho constatato anche ci sono stati casi di conversioni, quindi ci siamo occupati anche di questo. Abbiamo iniziato a occuparci di questo nell'agosto del 2014. 12% dei terroristi sembravano essere convertiti. Nel settembre 2014 18% di convertiti, nel febbraio 20%, 2015 21% di convertiti, nel 2015 agosto 2015 41% di convertiti. Quando ho lasciato il governo, le ultime cifre ufficiali del gennaio 2016, a quel punto lì c'erano il 52% di convertiti. Qual è l'importanza di sapere questi, di avere questi dati? Quando si parla in generale di terrorismo islamico, si pensa semplicemente alla radicalizzazione di una religione basata un po' sul fondamentalismo, il che spiegherebbe il confronto, lo scontro tra coloro che seguono questa religione e il resto della società. Questo ha degli effetti collaterali considerevoli perché praticamente porta a stigmatizzare tutti i praticanti di questa religione, mentre si constata che la metà, praticamente la metà di quelli che cedono al terrorismo sono convertiti in realtà da poco tempo, per cui è bene studiare il processo di conversione e la rapidità con cui si passa dalla conversione all'atto, e l'analisi cambia, è sempre più complessa. Sarebbe più semplice avere un'analisi binaria. La religione contesta la democrazia, questa è la religione che contesta la democrazia, la traiettoria sarebbe molto più semplice e il processo potrebbe essere molto più rapido, ma capire questi parametri ci permette di capire che effettivamente siamo confrontati a un fenomeno sociale e quindi dobbiamo a questo fenomeno dare risposte sociali. L'interesse non è soltanto quello rispetto alla religione, ma il terreno è quello sociale. Quali sono le risposte che diamo a livello di società? A noi e a coloro che ci attaccano sulle nostre basi. Quali sono le nostre risposte? Un esempio flagrante, ricordato da Jacopo, è il problema della revoca della nazionalità. La revoca della nazionalità, Jacopo ne ha parlato, era riferita a delle persone aventi la nazionalità, quindi doveva sanzionare in modo diverso per gli stessi atti, le stesse azioni, persone con una doppia nazionalità rispetto a quelle che ne avevano una sola, perché in tutti i nostri paesi democratici sono sottoposti a convenzioni bilaterali, ce n'è una che dice che non si possono creare degli apatridi. Questo è un motivo nobile sicuramente, ma che avrebbe dato luogo a una decisione ingiusta, iniqua, e che si sarebbe iscritta nella Costituzione. Ma oltre a questo, quello che vediamo, se vogliamo rimanere nella logica indicata prima, cioè che ogni volta che siamo attaccati, disorientati, a questo punto facciamo una legge, se non vogliamo questa ottica e poi ogni volta in questo caso interveniamo sulla Costituzione, se noi vogliamo procedere in questo modo, allora decidiamo e accettiamo la revoca della nazionalità, induriamo le leggi, irrigidiamo le leggi, mostriamo
in questo modo anche alle nostre debolezze. Se abbiamo fiducia in noi stessi, se sappiamo, se siamo persuasi che le nostre democrazie sono solide perché si basano su basi, su fondamenti solidi, e queste basi sono i valori che noi ci siamo scelti, i valori che rendono preziose le libertà individuali e le libertà pubbliche, comuni, i valori che dicono che i diritti devono essere uguali per tutti, come gli obblighi devono essere gli stessi per tutti. Se abbiamo fiducia nella nostra democrazia, la nostra risposta sarà diversa. Elaboreremo delle leggi, le irrigideremo, le rafforzeremo, a volte invece renderemo più flessibili le procedure per avere dispositivi di controllo che agiscono in concomitanza. Ma per restare in uno stato di diritto noi non possiamo continuamente dichiarare lo stato d'emergenza. Possiamo avere la necessità di fare casi d'eccezione, situazioni in cui il campo amministrativo avrà la meglio rispetto al campo giudiziario, sì, ma deve essere limitato nel tempo. In ogni modo bisogna avviare un dispositivo giudiziario che permetta di controllare l'estensione del campo amministrativo. Quindi dobbiamo rispondere, possiamo rispondere, ma non dobbiamo perderci, perdere la nostra identità. Al di là di queste preoccupazioni, dobbiamo riflettere, pensare e mettere in piedi altre risposte, dare altre risposte, risposte sociali, di giustizia sociale. Le promesse fatte dalle società che sono repubbliche, democrazie, società che sono basate su delle regole di diritto, regole leggibili, prevedibili, uguali per tutti, questa è la democrazia. Queste sono le nostre democrazie che sono per di più delle repubbliche, quindi le nostre società promettono, hanno promesso ad ognuno dei loro cittadini di vegliare alla loro integrità, vegliare al rispetto della dignità di ogni cittadino uguale per tutti e anche delle libertà, dei diritti di ognuno. Quindi se noi consideriamo che le nostre società, che sono al tempo stesso democrazie e repubbliche, pensiamo che siano attaccate dal terrorismo, la nostra risposta deve essere una risposta legislativa, repressiva, ma anche una risposta che ravvivi, rinvigori le nostre società. Solo che questo noi non lo sappiamo fare bene, non sappiamo più come farlo, salvo all'interno di programmi rigidi, introduciamo la cultura ovunque, in tutti gli spazi della vita, alla scuola, all'università, nei luoghi, nel posto di lavoro. Dobbiamo facilitare l'accesso alla cultura, imparare a vedere le culture quando vengono verso di noi. Penso all'Italia, avete delle città che sono musei a cielo aperto dove si vede la cultura, la scultura, cultura, architettura, che sono un invito alla cultura e sono una gioia per gli occhi. L'educazione a questa bellezza, questa educazione si fa ancora per le nuove generazioni, quando nei nuovi modelli, nuove modalità di governo, quando citiamo queste questioni, sembrano idee strane, non serie. Ma quale può essere la risposta più seria rispetto a questa? Questa è la risposta più seria e anche destinata a durare più a lungo. Sapere quello che siamo, non gettare al vento i nostri valori, se significa calpestare i nostri diritti, i nostri valori che stabiliscono la nostra identità collettiva. Non bisogna gettare questo al terrorismo. Vivere intensamente l'identità culturale. Noi dobbiamo saper creare, sappiamo creare spazi di creatività, sappiamo essere riconoscenti e valorizzare i nostri cantanti, scultori, poeti, pittori. Sappiamo valorizzarli, rendere onore. Dobbiamo far sì che adolescenti, bambini possano
possano conoscere la bellezza che ci è stata trasmessa da tutti questi autori, da questi artisti. Noi dobbiamo imparare a farlo di nuovo, non soltanto introdurre, varare carte sull'educazione civica. Sì, va bene, bisogna far imparare il più rapidamente possibile le regole che stanno alla base della nostra società, ma anche conservare la bellezza, la creatività e soprattutto valorizzare i talenti che ognuno di noi, di voi, può ritrovare in noi stessi. Se saremo capaci di... Grazie. Quando saremo capaci di ridare, rimettere, di dare alla portata di tutti e di assicurare a tutti queste bellezze, queste forme di espressione artistica, culturale, che già sono all'interno delle nostre, del nostro spazio, del nostro ambito di vita, se noi impareremo a farci impregnare, a far impregnare i nostri figli da questa bellezza, non soltanto troveremo un nuovo stato d'animo più pacifico, più tranquillo, più rassicurato e rassicurante, e avremo nuove generazioni di creativi, di creatori, e creeremo le condizioni perché il dialogo tra popoli e cultura, perché questo dialogo ritrovi nuove intensità. Lo dicevo nel pomeriggio, noi viviamo in presenza del mondo, noi forse non ne siamo sempre consapevoli, siamo schiacciati dalla globalizzazione che ha effetti estremamente pesanti. Io ho parlato prima, concentrazione delle ricchezze, aumento della povertà, guerre sempre più numerose, conflitti sui territori, per il territorio ma anche per l'accesso all'acqua, alle risorse naturali, scontri etnici, religiosi. Ci sono molti motivi che fanno sì che noi siamo confrontati non soltanto all'estensione della povertà, l'aumento della povertà, ma anche alla nuova riapparizione di malattie che una volta trattavamo, che non si sanno più trattare, a situazioni poi di carestia, di fame, a flussi di persone, tra virgolette, quindi ondate di persone che sono obbligate a partire a causa delle guerre, per sfuggire alla guerra, alla miseria, alla fame, i problemi climatici, che quindi partono, seguono le vie del mondo, vengono verso di noi, perché sanno queste persone che noi viviamo in una democrazia, siamo molto attenti e facciamo attenzione a rispettare i valori della persona umana. Viviamo in presenza del mondo, viviamo queste difficoltà, che siano flagelli, catastrofi, quando si tratta anche di pericoli, noi siamo interessati in primo luogo, la nostra risposta deve essere al livello, alla scala del mondo. I nostri territori nazionali dobbiamo proteggerli, ma dobbiamo anche essere in grado di pensare a delle azioni da svolgere a livello del mondo, nelle istanze multilaterali, ma anche nel quadro degli scambi che abbiamo bilaterali con i vari paesi. Ed è a questa condizione che saremo in grado di dare una risposta destinata a durare rispetto a questo flagello che potrà riprendersi e poi risparire, poi ritornare. Ma perché questo periodo di pace sia il più lungo possibile, noi dovremo non soltanto mettere avanti i nostri diritti, che corrispondono anche a delle leggi, non dovremo avere soltanto un approccio di risposte perentorie rispetto a centri di pericolo, penso a Daesh, all'ISIS, quindi risposte perentorie che ci vietano di vedere la complessità delle cose. Dovremo rispondere facendo sì che le nostre società siano di nuovo attraversate da queste masse di creatività, di creazione, di persone che hanno creato, ci hanno ispirato e che devono continuare a ispirarci per trovare e inventare nuove risposte a breve e lungo termine per consolidare le nostre società. Un grande artista, poeta, drammaturgo e pittore, Kandinsky, diceva che i suoi quadri
rappresentavano un consenso, un sì alla vita. Qualsiasi forma artistica e culturale è una risposta di, diciamo, a, che consiste nell'accogliere la vita, e questo che è sotto attacco. È una delle grandi differenze tra i vecchi terroristi e la forma attuale del terrorismo. Sono i terroristi, fanno morti anche nei loro prossimi. Abbiamo questi comportamenti nichilisti di distruzione degli altri, ma anche di noi stessi, fin tanto che queste tentazioni non saranno vinte. Noi dovremo assolutamente rispondere tutti insieme, rispondendo alla vita, e gli artisti, ricordiamoci, sono i migliori, quelli che più possono aiutarci a dire sì alla vita. Allora, ho trovato molto interessante il discorso, molto particolare, molto, molto originale, molto speciale anche per noi, anche per gli italiani che non sono stati in questa fase finora sottoposti a un'offensiva terroristica paragonabile a quella della Francia, ma che sanno cos'è il terrorismo, l'hanno saputo tanti anni fa, alcuni di voi non lo ricorderanno, altri sicuramente sì. E poi... E poi naturalmente la questione che non bisogna mai pensare di smettere di analizzare, di capire, che capire non vuol dire giustificare, ma capire vuol dire proprio comprendere, per poter anche meglio rispondere, per poter anche meglio reprimere, ma come ha detto Taubira, senza perdersi, cioè riuscire a rispondere al terrorismo a un livello più vasto, più magari di lungo periodo, magari più faticoso, ma che non ci faccia perdere le nostre radici di democrazia, le nostre radici di convivenza, eccetera. Ecco, io vorrei riportare questa sfida all'oggi e un po' anche all'attualità di oggi, all'attualità europea e francese. Oggi mi verrebbe da chiedere a Taubira, il cui libro trasuda di una grande fiducia nella Francia, nella democrazia francese, nella République. Nella République anche come simbolo nel mondo, no? C'è un mio amico giornalista americano molto cinico che dice sempre: al mondo ci sono solo due popoli che pensano di avere una missione nel mondo, gli americani e i francesi. E questo è un po' è vero, ma adesso magari lo vediamo con Taubira. Ecco, quello che vorrei capire oggi, a 20 giorni dalle elezioni francesi, perché la Francia? Cioè, è vero che il terrorismo, lo Stato Islamico o Daesh, come viene chiamato in Francia, il gruppo Stato Islamico, o Daesh, per come ha colpito a Charlie Hebdo, per come ha colpito al Bataclan, non servono migliaia di persone. I fratelli Kouachi erano due da Charlie Hebdo, quelli che hanno fatto il Bataclan erano una decina, quindi non si può far diventare... Dentro ci sono delle dinamiche di politica estera, c'è il ruolo della Francia in Mali, c'è il ruolo della Francia in Iraq, c'è il ruolo della Francia... forse anche in Siria, insomma, nella volontà di colpire la Francia. Però c'è anche forse un problema di integrazione da una parte, di crescita dell'estrema destra dall'altra. Perché una grande democrazia come la Francia oggi è così, sembra così in crisi, così arrabbiata da una parte, e nonostante i grandi sforzi, anche economici, di integrazione, così in difficoltà? È una questione, secondo lei, Taubira, più economica, che riguarda più l'economia, la crisi sociale, o che riguarda più l'immigrazione, l'integrazione e il passato coloniale? Sono diverse le domande che mi hai fatto, però vorrei una sola risposta. Rischia di essere un po' lunga. Comunque,
innanzitutto rispetto ai due popoli che pretendono di essere i guardiani dell'universo, è vero, e cioè non è soltanto una questione di coscienza collettiva, penso che ci sia una coscienza effettivamente in Francia, negli Stati Uniti forse meno, si attenua, vi dirò perché secondo me. In Francia effettivamente c'è una forma di anche di inconscio collettivo, ma anche di coscienza collettiva. L'impressione è quella che abbiamo una missione non per essere così per vanità, ma perché noi è un'evoluzione necessaria. La rivoluzione si è imposta quasi come una necessità, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dei cittadini, non era universale, però pensava, voleva essere universale. Ricordo che è stata proclamata 2 anni dopo la dichiarazione di indipendenza, no, quella era del 1716, dopo la Costituzione degli Stati Uniti, quindi 2 anni dopo la Costituzione, per cui la dichiarazione dei diritti dell'uomo, si pensava universale perché eravamo in un periodo in cui il mondo era organizzato in imperi coloniali, cioè le potenze europee si proiettavano negli altri paesi del mondo. La Francia sarà confrontata alla contraddizione della dichiarazione dell'uomo, ma avendo delle colonie e il Santo Domingo, la rivoluzione di Santo Domingo, che obbliga poi a riflettere anche sulla questione della schiavitù, una questione che è stata trattata in Francia da grande personalità, Alain de Gouges, che parla di 2 questioni fuori dalla rivoluzione, quella delle donne e la schiavitù. Quindi Alain de Gouges ha una capacità di visionaria, è stata impiccata poi, e Condorcet a quell'epoca dice che bisogna trattare insieme educazione, questione femminile e schiavitù. Però in Francia questo non si sente, di questo non si sente parlare, soltanto con la rivoluzione di Santo Domingo, che è la colonia più ricca. Allora nell'articolo 1 si dice tutti gli uomini nascono e vivono uguali, quindi la Francia è costretta a riflettere su questo. Nel 94 è la convenzione poi francese, non la rivoluzione, ma la convenzione francese, quindi dopo la rivoluzione, 5 anni dopo, proclamerà per prima l'abolizione della schiavitù. Nel 1802 è Napoleone stesso che abolisce la schiavitù, quindi questo spiega perché in Francia e nella memoria, nella coscienza collettiva francese, nella sua memoria, c'è una relazione rispetto a questo sogno universale. Gli Stati Uniti hanno fatto la stessa cosa, per questo c'è anche questo legame tra Stati Uniti e Francia, perché anche gli Stati Uniti hanno proclamato, e c'era già una globalizzazione all'epoca reale, economica, fisica, di valori, di circolazione delle persone e dei valori. Ma l'Italia ha qualcos'altro di universale. Anche lei, il Rinascimento ad esempio, è veramente questa effervescenza di creatività culturale che ha fatto sì che forse è il paese, l'Italia, che ha la maggior concentrazione di opere d'arte al mondo. Non ci sono statistiche, non faccio riferimento a statistiche, ma le opere d'arte le troviamo ad ogni angolo di strada in Italia, quindi anche l'Italia ha contribuito al patrimonio universale attraverso il suo contributo culturale. Per quanto riguarda le cause poi del terrorismo, con quello che ho detto prima, cioè che non si può dire che è la povertà la causa, la maggior parte dei poveri non sono terroristi, non possiamo neanche dire che sia l'ingiustizia, perché molti che hanno subito ingiustizie non sono terroristi, però le ingiustizie, le frustrazioni, le esclusioni favoriscono il terreno per il terrorismo, facilitano l'adesione al terrorismo. Però ci sono tesi che si contraddicono peraltro
a volte rispetto al processo che conduce le persone ad aderire al terrorismo. In Francia c'è un dibattito aperto, perché i francesi hanno un temperamento mediterraneo quasi come il vostro, quindi io sono di origine dell'Amazzonia, quindi sono ancora più mediterraneo del Mediterraneo, quindi ci sono analisi contrapposte. In Francia ci sono vere dispute tra filosofi, sociologi, antropologi, dispute con persone anche che litigano, che come individui anche si attaccano in pubblico, che dicono a volte cose sgradevoli gli uni degli altri, ma è appassionante seguire il loro dibattito e ci aiuta questo anche a capire. C'è una tesi di Le Roy che vive, che viene anche qui, Olivier Roy, che verrà qui, che spiega che stiamo assistendo alla radicalizzazione dell'Islam. C'è una radicalità, una radicalizzazione dei giovani soprattutto, che si traduce a quello che ha preso altre forme in altre generazioni, che trova una forma di espressione oggi qua. Nel terrorismo islamista. È una tesi che può essere sostenuta da quello che ho detto prima, cioè che c'è un gran numero di giovani convertiti che passano rapidamente all'atto, solo poche settimane e pochi mesi dopo la conversione. C'è un'altra tesi poi che considera che è l'Islam a portare in sé i germi del terrorismo, quindi ci viene detto c'è il corrente salafista eccetera eccetera. Tutte le religioni contengono il germe della violenza, perché nella storia, nei tempi, tutte le religioni hanno avuto periodi di grande violenza, di estrema violenza. È inutile che vi parli di Torquemada, dell'Inquisizione. Siamo vicini a questo, tutto questo è successo nel Regno Cattolico della Castiglia, quindi le crociate poi, lo scontro tra Oriente e Occidente, scontro acceso, le religioni portano in sé, ma non vuol dire questo che le religioni siano delle terroriste per natura. Questo vuol dire che nel fondamentalismo, nel percorso del fondamentalismo, fondamentalismo non significa terrorismo, ma nel percorso del fondamentalismo, nell'eccesso che va al di là del fondamentalismo, c'è l'intolleranza che porta alle violenze, a questa violenza. Le religioni monoteiste tutte hanno mostrato di essere in grado di arrivare anche a questo, a questa violenza. È una realtà questa. Le nostre generazioni sono abbastanza istruite, colte, per essere in grado di vivere in società dove le religioni sono ammesse, le fedi sono ammesse senza essere dominanti, dove non c'è uno scontro e antagonismo tra la fede religiosa, la pratica religiosa e d'altra parte la vita democratica. La Francia è una società laica, qui direi di sì, forse in modo meno così aperto. La Francia l'ha scritto nella sua legge del 1905 e ha proclamato la separazione tra le chiese e lo Stato. Questo significa che possiamo vivere insieme atei, credenti e fedi diverse, cattolica, musulmana, ebrea e anche altro, se esistono, sicuramente esistono altre fedi. Per cui ci sono due modi di fare la società, l'ho detto prima, agendo o sul diritto o sulla forza, sono le due scelte, o il diritto alla forza, può essere il diritto scritto, può essere un diritto non scritto, il diritto abitudinario. Ci sono paesi che non hanno codici, dove non ci sono codici, ma ci sono delle regole conosciute da tutti. Può essere trattarsi di un diritto scritto, il diritto continentale,
molto chiaro, preciso, il nostro, il vostro, o può essere ancora la common law, cioè non un diritto codificato come il nostro, ma comunque un diritto con regole, riferimenti, la giurisprudenza. Credo che ci siano due modi per fare la società, o il diritto o sul diritto sulla forza. Per questo io credo nella democrazia, indipendentemente dai momenti di difficoltà, di debolezza, io credo nella democrazia perché l'alternativa è la forza e non posso rassegnarmi a scivolare verso la forza, per cui quando la democrazia, le democrazie nel loro stato di panico precipitano sull'arsenale legislativo, modificano e irrigidiscono i testi, diminuiscono i controlli a questo punto e diventano lentamente società basate sulla forza, forza di Stato, violenza di Stato, che è anche una violenza che invade poi la società tutta intera. Per questo motivo io sono sempre ottimista, è l'ottimismo della combattività. Sono persuasa che più noi faremo conoscere la democrazia ai nostri cittadini, più faremo sì che i nostri cittadini possano essere appagati dalla nostra società e più saremo in grado di combattere il terrorismo e saremo maggiormente in grado di ovviare i problemi di queste zone, questi terreni su cui c'è diseguaglianza. Intanto dimentico sempre di farlo, quindi lo faccio subito. Ringraziamo la traduttrice simultanea che fa uno sforzo. Mi sono molto identificato prima quando giustamente Taubira ha fatto una lunga differenza tra sécurité e sûreté e mi sono domandato, non avendo la cuffia, come ha fatto questa distinzione in italiano, dove non sono sicuro che ci sono due parole, ma poi magari lo vedremo dopo. In tutto questo il 23 aprile in Francia si vota, ci sono le elezioni presidenziali e adesso farei delle domande più brevi e poi facciamo delle domande al pubblico in modo che lasciamo qualche piccolo spazio anche a chi ci ascolta. Domande quindi più brevi. 23 aprile, 7 maggio, forse è la prima volta che l'estrema destra potrebbe vincere le elezioni in Francia. È difficile, molto, però diciamo è la prima volta che esiste coerentemente, chiaramente questo pericolo. Perché? O meglio, visto che il tema è di fronte al terrorismo, che peso hanno avuto gli atti terroristici che sono accaduti in Francia in questi due anni? Molto gravi nell'ascesa dell'estrema destra, se l'ha avuto oppure no. L'ascesa dell'estrema destra in Francia è precedente, sfortunatamente, agli attacchi terroristici. Non sono persuasa che gli attacchi in quanto tali abbiano reso più dinamica e rinvigorita l'estrema destra. Il consolidamento dell'estrema destra in Francia è un processo lungo, che risale e che si riferisce alle difficoltà che ho detto prima, difficoltà economiche delle nostre società. Viviamo in società ancora industriali ma anche post-industriali, dove ci sono nuove attività e al tempo stesso vecchie attività che stanno scomparendo, senza aver però anticipato queste profonde trasformazioni. Ci sono molti cittadini che si ritrovano vittime di questa crisi. Non abbiamo saputo prevedere la comparsa di nuove forme di economia, penso all'economia basata sulla collaborazione collaborativa che è in conflitto con le filiere dell'economia tradizionale e che segnala la presenza di una nuova modalità di vivere e di lavorare. Penso all'economia circolare, che è un'economia che ha alimentato
che elimina gli sprechi. Noi non abbiamo saputo prevedere l'emergenza di queste nuove economie, di queste nuove modalità di operare economico, cioè non abbiamo preparato le nostre società né i nostri apparati economici, non li abbiamo preparati a questa eventualità. E il nostro universo, la circolazione, che è più facile, fa sì, è facile che le nostre attività si delocalizzino, non abbiamo più bisogno di basi fisici nei nostri paesi. Quindi sono cause obiettive del sgomento delle persone, lo sgomento va a vantaggio dell'estrema destra, in Francia altrove, quando le persone sono disorientate, non hanno risposte, è più facile poi orientarsi verso l'estrema destra, la classe politica non sa rispondere e neppure la destra repubblicana o la sinistra, nessuno sa rispondere. Perché non hanno saputo anticipare, non hanno costruito la visione della società post-industriale né la visione di una società di servizi né hanno saputo prevedere la mutazione delle forme, delle risposte che sarebbero state, che avremmo dovuto dare rispetto agli stessi problemi. La sinistra francese ha rinunciato ai suoi ideali, senza dirlo, ha confuso il fatto di inventare nuove risposte per servire agli stessi ideali con il fatto di dire che tutto è cambiato, quindi non vale più quello che abbiamo fatto fino ad ora. L'ideale di giustizia sociale continua a essere valido sempre di più, l'ideale dell'eguaglianza è sempre valido e sempre di più. Sempre di più abbiamo bisogno di uguaglianza. Più il mondo si sviluppa e diventa sofisticato, più si apre e più abbiamo bisogno di una uguaglianza di accesso ai saperi, alla cultura, alle cure, al diritto e più abbiamo bisogno di uguaglianza nell'accesso alla mobilità, nella capacità, la possibilità di cambiare vita, cambiare attività professionale nel corso della vita. Più il mondo è moderno e più è interconnesso e più abbiamo bisogno di uguaglianza. L'ideale di uguaglianza della sinistra è un ideale estremamente moderno, però bisogna rispondere in modo diverso oggi, bisogna saper rispondere in modo diverso a questo bisogno di conoscenza, di sapere, bisogna rispondere diversamente alla necessità di garantire a ciascuno un'attività, bisogna dare risposte diverse. La sinistra non ha saputo, ha saputo mantenere gli ideali ma non ha saputo costruire nuove risposte. La destra repubblicana è stata superata perché l'economia reale è stata fagocitata dalla finanza e c'è tutta una parte di questa attività che è diventata virtuale, estremamente volatile, per cui anche lei ha perso presa. E poi gli altri che non hanno risposte concrete hanno tendenza a scivolare verso l'estrema destra che dice è semplice, ci sono 4 milioni di disoccupati in Francia, 4 milioni di immigrati. Possiamo, è facile, il conto è facile, non occorre andare oltre la scuola elementare e funziona bene. L'estrema destra crea capri espiatori, non dà risposte al problema, crea capri espiatori ed è facile, è confortante, valorizzante, per cui funziona. C'è veramente la sconfitta delle forze repubblicane e poi di fronte la furbizia sofisticata dell'estrema destra che conserva la sua filiazione ideologica, intellettuale, di rifiuto, di ripiegamento, rifiuto degli altri, esclusione, conserva e quindi questa filiazione di tolleranza, intolleranza antidemocratica, conserva tutto ciò ma al tempo
tempo stesso fa credere alle persone, ai cittadini, che li ama tanto, li proteggerà. Accusa tutta la classe politica di ladri, li insulta in tutti i modi, non costa niente elettoralmente, questo sembra anche abbastanza strano, quindi fa credere al popolo che è dalla parte del popolo, ma invece no, non ama il popolo. I dirigenti di estrema destra hanno una vita che mostra che sono dei notabili e che non hanno niente a che vedere con i popoli. E quindi io preferisco chi ama veramente e sinceramente il popolo, e il discorso è diverso in questo caso. C'è una poesia, su Confu au pied, quello che pestiamo, si pesta coi piedi. Quando io voglio risolvere un problema del popolo vado verso di lui perché lo amo, e quello che mi dico, il resto, tutto il resto viene dopo. L'estrema destra è il contrario, l'estrema destra dice approfitto di voi. Per Victor Hugo. Avevo preparato qualche altro. L'applauso domanda, per Victor Hugo, di cui ho citato la poesia. Tutte nella sua ultima risposta, quindi dedicherei proprio qualche ultimissimo minuto per chi vuole a fare una domanda, con un paio di preghiere prima. Ci sono un paio di volontari in sala che hanno un microfono a gelato che può essere messo in circolazione. Le preghiere che vi faccio sono queste: le domande devono essere domande, quindi non comizi, discorsi, considerazioni di 15 minuti, devono essere delle domande asciutte, molto asciutte e corte a Tobirà, in modo che lei possa rispondere in una maniera rapida, e così se ne riescono a fare più di 2 o 3. Grazie mille, se non vi ho spaventato troppo e qualcuno ha una domanda è molto gradito. C'è il signore qui in... Buonasera, anzi buonanotte a tutte e a tutti. Vabbè, la sua premessa mi crea un po' qualche difficoltà, perché io volevo, dato che io leggo anche, lei ha detto mi pare che è vice direttore, no, dell'Internazionale, sì. Ogni tanto lo leggo e lo apprezzo. Grazie. E quindi, però, non ho tanto apprezzato, speravo qui di non sentire la parola populista, che io ritengo per me un po' fastidiosa, e anche soprattutto se detta in senso dispregiativo, diciamo, no? Perché io potrei ribaltare la questione del populismo, ma non so, e riferirlo per esempio ai 27 capi di Stato che si sono riuniti a Roma per festeggiare, tra virgolette, il 60° anniversario della fondazione di un'Unione Europea che praticamente non c'è più, quella dell'austerità e così via di seguito. Comunque, vengo alla domanda, che non è questa, era una proposta e una precisazione. Perfetto. Pensavo che qui il termine populista di non averlo ascoltato, invece l'ho ascoltato. Comunque, ognuno poi è libero di usare le parole come vuole. E io volevo un po' chiedere a Madame Christiane Taubira questo. Qualche cosa lei l'ha accennata, cioè a proposito della religione, della radicalizzazione islamica e così via di seguito. E questa è un'analisi ovviamente accettabile. Io vorrei però andare oltre. Cioè, in questo senso, in Italia, e forse... La domanda però, deve arrivare una domanda. Ma la domanda, la domanda poi può avere anche nessun senso. Siccome io considero, a proposito di terrorismo, la guerra e le guerre il massimo del terrorismo, e in Italia, e forse anche in Francia, chiedo, molto spesso si parla soprattutto e soltanto degli effetti del terrorismo e non delle cause. Tra le cause, per esempio, guerra in Iraq,
di Bush e Blair, per okay. cui Blair è già addirittura perfetto. Sotto una commissione. Mi faccia concludere. No, non la posso fare. Sì. Gliela faccio. Poi c'è. Io l'ho capita la domanda, la posso fare io. L'ho capita, sì. Se ma poi fare. Lei la vuole rifare lei, non la faccio io. Guardi, sono capace di intendere di volere. Sì, ma non è capace di interrompersi. Ho insegnato per 20 anni e quindi conosco come si agisce anche con gli studenti. E quindi la domanda me la faccio io, cioè si confondono le cause con gli effetti, è chiaro? Per esempio si fanno le guerre con i droni, con gli effetti collaterali di civili che muoiono. La domanda è chiarissima. Si fotte il petrolio e le materie prime, si commerciano le armi, per usare un eufemismo. Abbiamo capito. E concludo, mi fa piacere che almeno lei abbia capito, grazie. Fantastico, grazie a lei. Je vous en prie. Vous avez compris la question, plus ou moins? Est-ce que la responsabilité de l'Occident? Sì, ho capito. È responsabilità della guerra, la responsabilità della guerra è dell'Occidente, il terrorismo è frutto di queste guerre, eccetera, eccetera. Ho sentito anche la richiesta di dare risposte brevi, forse è meglio raccogliere tre domande, così io posso dare un'unica risposta, ma le risponderò sicuramente. Torno a chiedere la brevità assoluta. Grazie. Non funziona. Manda. Perfetto. Allora, il discorso è come fa, dato che per scontato dobbiamo elevare il livello culturale e dato che non c'è più, diciamo che le ultime svolte politiche hanno la paura ha fatto capitolare la democrazia, la domanda è come faccio a elevare la cultura posto che alla fine noi abbiamo creato delle grandi masse di spettatori. Lo dice Benjamin Barber, che ha scritto Consumati, da cittadini a clienti, lo dice Bauman, lo dice Galimberti nell'Ospite inquietante. Il terrorismo è una risposta al nichilismo, e il nichilismo, il nulla, è la mancanza di limite, perché Lacan dice senza limite non esiste la realtà. Questa è la domanda, come faccio a far crescere il livello culturale posto che e la creatività, posto che a un certo punto Diego Fusaro ha parlato di masse lobotomizzate, quindi tutti spettatori, pochi protagonisti. Grazie. Il signore in prima fila qui. Grazie per la vostra relazione. La domanda è questa, come funziona nel concreto i programmi di riabilitazione dei terroristi, insomma, dei radicalizzati? Grazie. Cercherò di rispondere. Non ho risposte a tutte le domande come sono state poste. Posso spiegarvi quello che io intendo con quello che voi, con quello che lei ha detto. Lei mi rivolgo a lei rispetto alla prima domanda. Lei praticamente evoca la dimensione geopolitica che ha un ruolo, è una guerra terrorista quella a cui siamo confrontati, perlomeno quello che lei allude. Credo che ci sia, ed è il motivo per cui ho parlato di questa tesi che consiste nel dire che ci sono delle persone che trovano nella fede islamica uno spazio per una radicalità che però ha una origine altrove, che trova origine in un'altra situazione. A volte c'è il fatto, ad esempio, che non si fa nulla nel Medio Oriente, si uccidono bambini, cioè il terrorismo vuole vendicare, questo c'è, ma c'è anche una spiegazione che sia sincera o meno, ma formulata, che consiste nel dire che ci sono cause che sono idealiste, cioè si decide ad andare a fare la guerra per motivi di ideali. Il terrorismo non è la guerra vera e propria, non è la guerra come la conosciamo noi. I nostri paesi vivono
tra, in una situazione che non è né di guerra né di pace, non la guerra classica con le trincee, con nemici identificati e identificabili attraverso uniformi in certi luoghi, con dei portavoce, delle persone che si trovano, ritrovano, possono discutere di sospendere la guerra, trovare un accordo. Quindi c'è uno schema classico della guerra che ha dato luogo a tutto un diritto bellico, ma noi non abbiamo questo schema ora, per questo dobbiamo inventare qualcosa di nuovo, perché la situazione è molto più diffusa, perché il mondo è aperto oggi, e poi perché ci sono delle ragioni, dei motivi che non sono quelli di distruzione, nichilisti, ma sono una risposta, una forma di contrattacco rispetto a un attacco sferrato. Quindi oggi, che sia l'Iraq o che sia la Libia, questi sono paesi che sono stati destabilizzati e che sono diventati luoghi di reclutamento, di azione e anche di ripiegamento, di ritorno indietro, di conversione, sono diventati luoghi pericolosi per noi. Lei ha ragione, ma vorrei aggiungere, ed è inutile, ma lo aggiungo lo stesso, che questo non scusa comunque gli atti terroristici che portano a uccisioni cieche di persone. Tutto questo non è una circostanza attenuante, ci interroga perché noi non dovremmo permettere ai nostri governanti di prendere una qualsiasi decisione che ci metta poi in pericolo, e i nostri governi dovrebbero essere all'altezza. Se decidono di attaccare un paese, dovrebbero darci delle spiegazioni delle loro decisioni prima di tutti, e dovrebbero ovviamente dovremmo a loro chiedere pace, ma in questo sogno, però metto tutta la mia energia in questo, ma non sarà per domani. Cioè loro, i governi dovrebbero operare per la pace, le guerre continueranno, ma non dobbiamo, e lei ha ragione, non dobbiamo occultare, nascondere queste cause, e sarebbe un modo per assolvere decisioni politiche e militari che invece contribuiscono a metterci in pericolo. Come elevare la cultura nelle basse lobotomizzate? Beh, dobbiamo evitare giustamente che queste masse siano lobotomizzate, dobbiamo evitare delle culture povere, impoverite, uniformi. Le culture sono radicate, hanno radici, fioriscono, si condividono, ma sono radicate. Se condividiamo nuovi spazi per le culture, creiamo, siamo noi a fare della creatività. La cultura non significa che dobbiamo diventare tutti musicisti, cantanti o pittori. La cultura ci dà un bagaglio, ci fa maturare come esseri umani, quindi ci permette di essere meglio disposti all'alterità, ci permette di meglio capire le differenze, ci rende capaci di avere grandi curiosità nei confronti degli altri, ci rende golosi rispetto a quello che altri producono nelle culture, nella lingua, nella letteratura, nell'immaginario. È questo che la cultura ci permette di fare. Vediamo che quando si creano le condizioni di dialogo culturale, musicale, si vede che questo trasporta e trasmette cultura di pace e di trasmissione. L'importanza della democrazia è appunto quello di dar luogo e dare accesso a diversi punti di vista. Esistono le differenze, se no che cosa sarebbe il mondo? Anche solo un paese, se tutti fossero uguali, se tutti fossero d'accordo. Sarebbe un universo immaginario, non...
ma è proprio la cultura, è nella cultura che questi dialoghi, questi scambi avvengono con maggior flessibilità, fluidità e danno luogo a creazioni belle e imprevedibili. Ad esempio, penso ai musicisti, quando i musicisti vanno in un paese e poi fanno insieme a loro suonano musicisti del paese dove ci sono, dove si trovano, e tra di loro dialogano. Questo dimostra come, senza essersi concertati, essersi parlati, comunque questi musicisti creano bellezza insieme, e questa bellezza va verso il pubblico. Io credo veramente che il dialogo tra cultura e tra culture, il fatto di ridare vitalità alla creatività culturale in tutte le sue forme artistiche, il fatto di permettere il dialogo, la circolazione delle culture, questo sicuramente potrà curare il mondo, migliorarlo, ne sono persuaso. Si parlava di riabilitazione dei terroristi, poi. Ah oui, des individus radicalisés, degli individui radicalizzati. Vous avez dit réhabilitation, vous, hein? Non deradicalizzazione, hai detto riabilitazione, le parole sono importanti. La riabilitazione. Ho spiegato quello che abbiamo fatto, c'è una contraddizione molto, molto forte che adesso vi dirò. Prima di tutto, come diceva Jacopo, sono stato molto attaccata dalla destra in Francia, che mi ha accusato, insultato, mi hanno detto addirittura che ero amica dei criminali, di essere l'amica di terroristi e di svuotare le prigioni. La televisione, un giornalista mi ha chiesto seriamente: è vero che hai intenzione di svuotare le prigioni? Ho risposto: era venuta la televisione con tutte le chiavi delle celle, dopo sarei andata in prigione a svuotarle. Quindi, ma dove stiamo vivendo? Le decisioni di giustizia vengono prese dai magistrati, non certo dal guardasigilli. Però, perché ho fatto questo esempio? Per ricordare la difficoltà che consiste nel creare programmi seri. Constatiamo sempre, siamo sempre sottoposti a una pressione tirannica del semplicismo, la visione binaria, sommaria, siamo sotto la forza di questo modo di vedere. Io ho sviluppato un programma culturale in prigione. Qualche mese prima della mia dimissione, nell'ottobre del 2015, ho firmato una serie di convenzioni con la Fondazione EDF, con stilisti, Rete dei Musei Nazionali, una quindicina di grandi fondazioni. Ho firmato delle convenzioni per poter intervenire nelle prigioni, perché penso che la cultura debba entrare nelle prigioni, nei penitenziari. È una questione molto importante. Ci sono delle persone che non vogliono assolutamente che si faccia qualcosa nelle prigioni e che però al tempo stesso vi dicono che le prigioni sono i punti, sono dei luoghi in cui le persone si radicalizzano. Quindi la gran parte delle persone che si radicalizzano in realtà lo fanno fuori dalla prigione. Questa accusa mi è stata rivolta già nel 2012. Nel gennaio 2013 abbiamo smantellato una rete di terroristi prima che passassero all'azione, una rete della filiera irachena. Ho avuto una decina di interpellazioni, ho chiesto che venissero date le schede delle persone interpellate e mi sono accorta che c'erano 2 persone su 12 che avevano avuto già a che fare con la giustizia precedentemente, quindi 10 su 12 non avevano avuto nessun precedente. Quindi mi sono chiesta se fosse eccezionale o se questo invece significasse qualcosa. Ho immediatamente fatto creare un indicatore, un indice, per misurare il tasso potenziale di radicalizzazione che poteva essere riferito alla prigione. Tra parentesi,
la popolazione è una popolazione che vive rinchiusa, quindi per loro si possono prendere facilmente decisioni, difficili forse da mettere in pratica, ma se noi decidiamo di trasferire un detenuto lo possiamo fare, se decidiamo di metterlo in isolamento possiamo farlo. Le decisioni prese sulla popolazione in stato di detenzione è facile. Mi sono fatto inviare ogni mese tra febbraio 2013 e il gennaio 2016, quando poi ho dato le dimissioni sono passate da sono diminuite meno 14% di radicalizzazione, quindi 14% meno del 14% è radicalizzato in prigione. Quindi l'ho detto perché quando ho visto che il tasso era rimasto lo stesso nei tre mesi dell'analisi mi sono detto, beh, questo vuol dire qualcosa. Al tempo stesso ho detto attenzione perché i focolai sono altrove, ho interrogato l'intelligence rispetto alle moschee, anche qui le moschee, anche lì la radicalizzazione in moschea si è fermata al 3%, è la società e internet che crea la radicalizzazione. Per lottare contro la radicalizzazione bisogna operare a monte, cioè essere in grado di reagire su internet, fare dei programmi destinati ad internet e poi a valle per quelli che sono già passati all'atto, che sono stati complici di uno che è passato all'atto. Bisogna riuscire a prenderli in carico e inserirli in programmi di recupero. Ritorno a quello che avevo detto prima, se la nostra visione è semplicistica si fanno programmi semplici ma non funzionano. Io ho passato mesi a vedere, analizzare quello che veniva fatto altrove, vedere, parlare con ricercatori, a fare, avviare sperimentazioni, formazioni del personale, perché ci eravamo resi conto che a partire dal momento in cui facevamo controlli i comportamenti venivano dissimulati, quindi venivano, le persone si rasavano la barba, quelli che facevano proselitismo non portavano più la jellaba, non portavano più le loro tuniche, quindi camuffavano la loro radicalizzazione, cioè sfuggivano alla sorveglianza. Abbiamo dovuto fare programmi di formazione per il personale di sorveglianza e poi abbiamo dovuto lavorare anche con le persone che raccolgono diciamo l'elemosina, in modo che e quindi il clero, diciamo, le persone che fanno i religiosi, perché tenessero un discorso diverso. Quindi c'è una parte, un intervento che non può prescindere dalla solidarietà. Chi fa proselitismo spesso va a soccorso della famiglia della persona detenuta, del detenuto. Il detenuto a volte è anche in situazioni di rottura familiare, non riceve visite, c'è un livello di povertà elevatissima nelle prigioni francesi. Questi sono gli stessi metodi utilizzati dalla mafia. La mafia si oppone a certe pratiche sociali, quindi anche qui c'è una presa in carico, un aiuto all'interno della prigione ma anche all'esterno, presso la famiglia. Quindi bisogna poter identificare tutto questo per capire come qual è la risposta. Quindi può esserci un passaggio alla radicalizzazione per convinzione, un passaggio alla radicalizzazione per calcolo. Comunque i programmi che devono essere realizzati in questi casi devono essere diversi. Noi abbiamo sperimentato un programma di separazione, duplice separazione. Abbiamo separato delle persone radicalizzate dall'insieme dei detenuti, poi fra di loro, cioè mettendole in celle individuali. Nell'insieme del penitenziario abbiamo constatato una riduzione della tensione e questo ha permesso al personale di lavorare con altri detenuti, ma abbiamo dovuto fare un programma proprio per questi detenuti radicalizzati che erano stati separati dagli altri, un
programma, questo che ho lanciato alla fine del 2014. Poi ho fatto lanciato un programma di accompagnamento che è durato per tutto il 2015. All'inizio del 2016 c'è stata poi l'avvio di nuovi programmi di questo tipo. Poi c'è stato in seguito un rapporto che io non ne sono più responsabile, che è stato emesso. C'è una disputa, secondo una relazione sembra che questo sistema non funzioni, quindi si deve va cessato, anche se è stato realizzato diversamente. Io avevo fatto una sperimentazione, poi la valutazione, la ricerca, e poi doveva essere svolta su tutto l'anno. L'organismo, che è l'associazione francese delle vittime del terrorismo, che ha vinto questa gara per poi svolgere l'azione del programma a Fresnes, nella prigione di Fresnes. Dopodiché, dopo questa sperimentazione sono stati aperti 4 o 5 altri centri. Un rapporto dice che questo sistema non ha funzionato, altri invece hanno detto che ha funzionato benissimo. Quelli che hanno criticato hanno detto che le conseguenze non erano poi alla fine così importanti, diciamo gli effetti, i risultati non erano poi così importanti di questo programma. Comunque in primo luogo bisogna evitare la radicalizzazione. Questo è il nostro principale obiettivo. E poi, quando le persone ormai sono impegnate, e bisogna avere molta modestia, ci sono metodi semplici che funzionano benissimo con alcuni, alcuni metodi semplici non funzionano per nulla. Bisogna essere modesti, flessibili, bisogna essere reattivi, bisogna lavorare sui congiunti, non soltanto sulla persona, bisogna costruire i programmi che devono essere più consistenti di quanto non facciamo ora. Quello che facciamo ora sono risposte per calmare l'opinione pubblica e non sono veri programmi per... eliminare il terreno propizio al terrorismo. Ho visto in tanti paesi, ho ricevuto ricercatori stranieri, francesi, ho lavorato in Spagna, ho lavorato su quello che ha fatto la Spagna contro il terrorismo basco, ho lavorato con anche i procuratori generali italiani. Quindi tutti questi paesi hanno avviato programmi, anche il Regno Unito, ha fatto cinque programmi, uno è stato interrotto subito, rapidamente. Beh, quindi ci vuole umiltà, è un fenomeno nuovo che ci è estraneo, noi non lo capiamo, quindi dobbiamo costruire risposte e accettare l'idea che dobbiamo rivedere costantemente le situazioni, rinnovare le risposte. Non è in 6 mesi che si può sapere se una persona è deradicalizzata. Noi abbiamo fatto un programma per i pentiti, ci sono dei pentiti che seguono dei seminari di deradicalizzazione, ma ci sono alcuni che siamo riusciti a togliere dal terrorismo. Bisogna vedere se poi fra 5 anni non divieranno di nuovo queste persone. Credo che i nostri cittadini siano abbastanza maturi per ascoltare, sentire la verità, invece di dire dormite tranquilli, ci occupiamo noi di tutto, non ci saranno più radicalizzati, recupereremo. Ebbene, dobbiamo dire ai cittadini che siamo confrontati a una vera sfida, una sfida complessa che può richiedere tempo, ed è per questo che dobbiamo lavorare su vari fronti. Bene, grazie mille a Christian Taubira anche di questa ultima riflessione più difficile, su quanto sia difficile anche questo momento, nonostante il suo ottimismo, sia difficile per la Francia, per l'Europa e ovviamente poi per tutte le regioni più direttamente coinvolte in questi conflitti. Io direi che, essendo le 11:10, chiudiamo qui. Ringrazio il pubblico, oltre a Christian Taubira, il pubblico che ha assistito attento a tutta la conferenza Biennale Democrazia. Ringrazio di nuovo la traduttrice che ha fatto un grande lavoro e buonanotte a tutti.